Siamo al Largo Principe di Paternò, dietro una segnalazione fatta dai residenti il 28 luglio mediante un esposto fatto all'ASP, nella quale ecco, sono stato anche messo in indirizzo proprio per seguire la criticità. Esattamente, l'area è in totale abbandono da circa 6 anni, dove non viene fatto più il diserbo. Tra l'altro abbiamo la copertura del canale Passo di Rigano che ha cominciato a franare in molti punti fino a crearsi due voragini diciamo, pericolose anche per quanto riguarda la sicurezza pubblica, ma anche per la fuoriuscita di blatte e ratte, che chiaramente i residenti si trovano costretti a dover affrontare quasi quotidianamente, oltre i cattivi odori, perché ahimè, anche se un passo, insomma, un fiume, purtroppo ci sono dei punti dove viene scaricato, ecco, acque reflue e di conseguenza anche i cattivi odori recano molto disagio. Abbiamo scelto di sostenere i residenti, i cittadini e gli avventori per questo annoso disagio, insomma, legato ad un intralcio, ad una congestione di una parte del territorio cittadino palermitano, con la richiesta attiva presso gli uffici competenti per l'istituzione di un tavolo tecnico con il quale avremmo voluto e procederemo a chiarire. A chiedere soprattutto alle istituzioni e agli uffici l'eventuale soluzione strutturale e tecnica che consenta di decongestionare, insomma, una parte del territorio che, nonostante la poca conoscenza territoriale, ha un suo interesse sia per i fabbricati e per i condomini che lo vivono quotidianamente e anche per chi, insomma, per gli avventori che si trovano di passaggio. Noi viviamo costantemente, giornalmente, in una situazione di degrado, di abbandono. Anche perché se dovesse succedere qualcosa alla nostra sicurezza anche domestica, un incendio, qualcosa, come fanno a raggiungerci i vigili del fuoco oppure le ambulanze? Abbiamo anche questo problema perché giustamente l'area è stata chiusa al transito. Mi auguro che le autorità competenti, dopo il sopralluogo dell'ufficio di igiene, possano affrontare il problema e risolverlo, ma non con i recinti in PVC. Dovrebbero consolidare quelle che sono le aree, i cedimenti del passo di Rigano. Io ricordo molti anni fa, ancora prima che si determinasse questo cedimento lungo questa soletta su Passo di Rigano, sul canalone, praticamente c'era un fosso all'entrata talmente profondo che una volta chiamammo Striscia la Notizia, ma parlo, i miei figlioli erano piccoli allora.